Grazie amministrazione, colleghi consiglieri, cittadini, deve sapere dei conti e dirigenti. Naturalmente questo è un atto di fondamentale importanza che comunque può cambiare le sorti del nostro comune. Si capisce che comunque la criticità c'è, che se no oggi non saremo qui a parlare di questo problema. Gli evasori ci sono, perché se c'è un debito del genere un motivo ci sarà, vuol dire che è stata gestita male in passato, diciamo, questa gestione della riscossione dei tributi. Capisco pure che in passato sono stati fatti alcuni progetti per alcuni precari, capisco pure da quello che dichiara l'amministrazione comunale che sono state date anche delle integrazioni a precari, ma ho capito pure che sono stati fallimentari. Ho capito che circa il 20-30% dei mazzaresi hanno pagato le tasse, gli altri hanno evaso. Dico semplicemente che oggi il Consiglio Comunale si deve assumere delle non responsabilità. Io intanto volevo sapere, come prima domanda, rivolta al revisore dei conti, perché l'amministrazione l'ha ascoltata, ma potrebbe essere di parte, giusto ascoltare anche la parte tecnica. Se intanto sia un atto di indirizzo di quello che noi stiamo parlando. Poi volevo sapere pure la delucidazione sul parere contrario del revisore dei conti, se cioè l'esternalizzazione possa riguardare anche altri settori oltre i tributi. E perché questo parere non favorevole, diciamo, tecnico, se perché magari c'è stata qualche perplessità sulla relazione, magari fatta del dirigente, questo perché ho capito c'è stato anche un problema di forse non comunicazione, da quello che capisco io. E questo ci dispiace. Naturalmente, oltre a questo, chiedo pure io anche una fase successiva, faccio le domande adesso perché non posso intervenire comunque. Un aspetto tecnico legato all'eventuale esternalizzazione che riguarda di un canto la scelta del soggetto a quale affidare il servizio, sarà un bando europeo, un bando nazionale, quali saranno i criteri? Poi un altro quesito che io vado a dire, il controllo che l'amministrazione potrà e dovrà fare per evitare l'atteggiamento troppo aggressivo e poco rispettoso della realtà economica da parte del soggetto deputato alla gestione del servizio, insomma, se si sarà nelle condizioni di evitare gli estremismi di Equitalia. Capisco semplicemente, io parto dal presupposto che secondo me oggi qui c'è poco da ridere e ci dobbiamo assumere le grosse responsabilità, perché se siamo arrivati qui vuol dire che il problema esiste già da qualche anno. Se questa amministrazione comunque sta cercando di trovare una soluzione, io parto dal presupposto che noi tutti dobbiamo cercare di essere propositivi, non distruttivi, perché è facile criticare un'azione, ma è difficile comunque applaudirla, io lo capisco. Io con questa amministrazione, parto sempre dal presupposto, ci ho sempre dialogato. Spesso e volentieri troviamo, diciamo, come degli intenti, risolviamo alcune problematiche della collettività. Però naturalmente prima di esprimermi sul voto e premetto pure che io sono abituato sempre a mettere la faccia, avevo deciso forse di andarmene via, ho detto no, la città mi ha votato per essere presente in consiglio comunale e mi sembrava opportuno assumere delle responsabilità sia per il sì sia per il no. Il mio voto sarà non politico ma amministrativo, in interesse anche della città, perché qualcuno parla di voto politico, io non la metto così sul piano politico. Se no significa che ogni consigliere comunale dovrebbe votare, diciamo, in base alla posizione politica dove si trova, giusto? E invece non è politico, se dipende uno quello che sente della propria coscienza, quello che vuole fare anche da grande una persona. Il mio voto comunque sarà, e comunque già è stato discusso pure in parte col segretario del mio partito, ci tengo a precisarlo, perché è giusto che io informo anche gli organi preposti sul mio andamento in consiglio comunale, come ho sempre fatto, anche da una semplice interrogazione che per me è di fondamentale importanza. Quindi parto sempre dal presupposto
che l'interesse di questo consiglio comunale deve essere costruttivo, come ho chiesto pure nel consiglio comunale aperto che si svolgerà sulla sanità di Malzara del Vallo. Questo è un altro punto di fondamentale importanza. Ho letto delle relazioni che tra l'altro la dottoressa Malascia è stata molto chiara, per ultimo questa del 19-10 della dirigente Marino, ma ho letto pure i pareri del revisore dei conti e so che hanno fatto anche il loro lavoro, però secondo me c'è stato un problema, lo ripeto di nuovo, di non collaborazione, perché secondo me si poteva sistemare tutto meglio, ma siccome oggi siamo chiamati a dare un voto, io prima di esprimere il mio voto, Presidente, anche perché parto dal presupposto che pagare le imposte oggi per le molte famiglie è un'impresa implicante, sforzi e sacrifici non indifferenti, non pagarle però è sintomo di convivenza democratica ammalata. Quindi se gentilmente magari il Presidente del Presidente dei Conti, eventualmente anche la dirigente Marina, mi vorrebbero dare qualche risposta in merito alle mie domande che io ho posto e poi di conseguenza esprimo anche il mio voto. Intanto rispondo al primo consigliere Foggia che mi chiedeva in ordine. Gentilmente, prego. Mi chiedeva in ordine alle modalità di espletamento della gara. Vorrei leggerle la proposta della delibera, dove sono contenuti tutti gli atti di indirizzo che dovrà dare il Consiglio anche sull'espletamento della gara. Di stabilire di procedere all'affidamento del servizio di riscossione coattiva di tutte le entrate comunali non prescritte, ai sensi dell'articolo 30 del 163, articoli 52 e 53 del decreto 446/97 e del servizio di supporto all'attività di accertamento e riscossione ordinaria di tutte le entrate comunali, con introito delle somme riscosse direttamente nelle casse comunali. Questo per rispondere anche al consigliere Di Gregorio, non incorreremmo in quel rischio che le ditte scappano con i soldi. I soldi sono incassati dall'ente, eventualmente si paga l'aggio. Di stabilire altresì che l'esternalizzazione del suddetto servizio avverrà previo espletamento di una procedura di gara ad evidenza pubblica secondo le disposizioni contenute nell'articolo 55 del decreto 163, tenendo conto di quanto disposto dalla normativa vigente, nonché della necessità di garantire un'effettiva concorrenza a favore di soggetti iscritti all'albo di quell'articolo 53 del decreto 446/97 e il possesso delle capacità tecnico-professionali ed economico-finanziarie, di individuare i seguenti criteri di ammissibilità non frazionabili per la partecipazione alla gara: iscrizione all'albo dei soggetti abilitati dal Ministero, fissare quale criterio di aggiudicazione l'offerta economicamente vantaggiosa, stabilire che la durata dell'affidamento sia fissata per un periodo di anni 6, eventualmente rinnovabili, con decorrenza presunta al 1 gennaio, ovviamente stante i tempi tecnici di espletamento della gara, quindi non è che parte il 1 gennaio, presumibilmente il primo per il tempo di durata della gara. Andiamo alla disamina delle tipologie di servizio che sono stati oggetto stasera di diverse interpretazioni. Tutto il servizio si svolge in tre fasi. Abbiamo la fase coattiva, per la quale comunque obbligatoriamente dobbiamo andare all'esterno. In questo momento c'è Equitalia che cesserà per legge e quindi comunque noi dobbiamo andare all'esterno nell'affidare il servizio di riscossione coattiva, per la quale l'aggio è fissato a livello nazionale, quindi se questo 8% oggi è presunto perché è quello che oggi paghiamo, domani scende al 6%, sarà quello perché viene fissato a livello nazionale e anche le ditte esterne non possono avere un aggio diverso. Con riguardo, il consigliere Foggia mi parlava del parere dei revisori, di un difetto di comunicazione, diciamo che ci può stare. E facciamo un po'. Consigliere, gentilmente, consigliere Borzotto, sta intervenendo il dirigente. Consigliere Foggia, per favore. Allora, tutto nasce dalla delibera che viene proposta al Presidente del Consiglio e in copia ai revisori dei conti. I revisori dei conti ritengono, dopo 15 giorni, di dare parere negativo, perché non avevano, o meglio, avrebbero gradito una relazione del dirigente. Di questo io ne ho parlato anche con loro, diciamo che siamo contigui di stanza, avrei gradito che mi si chiedesse di sollecitarla perché comunque
l'ufficio era pienamente impegnato nel rendiconto e non c'è stato il tempo di fare questa relazione, e tantomeno pensavamo che ci fosse questa urgenza immediata di trattare la delibera, per cui ho chiesto loro, potevate chiedermelo, avrei dato piuttosto che dare il parere negativo in assenza. Ecco perché è stata data successivamente questa relazione. È stata data questa relazione e su questa relazione i revisori hanno rilasciato il parere. Che leggo? Cioè, parere. Dai, sì. Allora, i revisori dicono, sulla coattiva, anzi, benissimo, non solo i tributi, tributi locali, ma anche tutte le altre entrate, anche patrimoniali, va esternalizzato e quindi va esteso a tutte le entrate dell'ente. L'altra voce C mi dicono i revisori. L'attuale attività di accertamento va bene, svolta col personale interno ha un incasso di. Ciò posto, se l'attività di accertamento iscritta è in aggiunta all'accertamento che il personale comunale ha realizzato, ma siamo nella fase dell'evasione ed elusione, laddove il personale non c'è entrato in questo momento perché non lo conosce. Quindi, con un ulteriore maggiore incasso di entrate valutato in differenza tra 700 e il costo di 126, andremo a 574. L'attività di supporto esterno, dicono i revisori, risulta alquanto economica l'esternalizzazione, perché determina una variazione positiva di 574.000. Questo dubbio, sempre con la stanza a fianco, avremmo potuto chiedermelo prima, invece che scrivere parere negativo, e siamo qui in cui loro stessi il parere lo avrebbero dato positivo, perché siamo nella situazione in cui il vantaggio c'è. Allora, stiamo facendo una valutazione. Dottoressa De Maria, lei faccia il suo intervento. Dottoressa. Allora, sull'altra voce della tabella in esame presenta un costo di gestione valutato in, a questo va aggiunto il costo del personale, non è scritto da nessuna parte, anzi io ho presentato una quota aggiuntiva di personale che è di 80.000, altrimenti non avrebbe avuto senso continuare con l'interno ed esternalizzare allo stesso tempo. Quindi anche qui, diciamo, è chiarita la questione. Io ho seguito con attenzione e religioso silenzio il dibattito che è avvenuto in aula e ho ascoltato con molta attenzione sia l'intervento del dirigente dell'ufficio finanziario, la dottoressa Marino, che è l'intervento del Presidente del Collegio dei Revisori. Questi due interventi, alla fine del dibattito politico, servivano per chiarire alcuni vostri interrogativi di natura tecnica, ma soprattutto miravano a capire cosa i revisori avevano scritto in termini di parere sull'atto che voi a breve dovete votare. E io nell'intervento iniziale avevo manifestato qualche dubbio e qualche perplessità e avevo detto che non mi sentivo, perché non mi competeva come ruolo, quello di giudicare se i revisori dei conti avessero fatto bene o meno il proprio lavoro nell'esprimere quel parere. Avevo soltanto raccontato alcuni passaggi un po' confusi, un po' complicati, che erano avvenuti tra l'ufficio ragioneria e il revisore dei conti e che avevano portato ad esprimere un parere dicendo a voi consiglieri comunali, do a voi le valutazioni del caso, perché voi siete delle menti pensanti, voi dovete avere la capacità, la volontà, la lungimiranza di capire, leggere gli atti, farvi una propria idea, una propria opinione che è propedeutica all'espressione di voto che andrete a esprimere da qui a breve. Io non ho capito, caro Presidente, mi ascolti, io non ho capito dall'intervento del Presidente del Revisore dei Conti quali sono stati e quali sono state le motivazioni che hanno portato a esprimere un parere non favorevole su quest'atto deliberativo. Io non l'ho capito, perché quando si riveste un ruolo o di natura tecnica o di natura politica o di natura istituzionale
ogni voto e ogni intenzione di voto va motivata. Voi consiglieri comunali avete fatto il vostro intervento egregiamente. Ci sono stati consiglieri comunali che hanno motivato perché voteranno positivamente questo atto, consiglieri comunali di opposizione che hanno tentato di motivare perché voteranno contrari a questo atto, il dirigente dell'ufficio finanziario che col suo intervento ha motivato le ragioni per le quali secondo lei quest'atto va votato e rispetta tutti i criteri di economicità e di finanza pubblica, ho sentito l'intervento del Presidente del Collegio dei Revisori e siccome se voi avete gli atti, come sicuramente avete nelle mani, nell'andare a riesprimere il parere, si chiude la frase dicendo che il parere è non favorevole in quanto carenza di istruttoria, la carenza di istruttoria permane. Io ho difficoltà da assessore a capire che la carenza di istruttoria permane, alla luce anche del fatto che in questa corrispondenza tra l'ufficio finanziario e il collegio dei revisori, gli stessi revisori avevano chiesto nel primo parere non favorevole che era stato espresso che le motivazioni del parere non favorevole erano legate alla necessità che loro avevano di avere esibito un semplice piano di raffronto costi-benefici a supporto della procedura di esternalizzazione all'attività di accertamento e di riscossione ordinaria dei tributi. Significa che il Collegio dei Revisori, per raccontare soltanto l'ultima parte della vicenda, aveva detto che il parere era non favorevole perché avevano bisogno di un prospetto comparativo tra i costi che l'ente sosterrebbe nel caso di gestione del servizio in-house e i costi che eventualmente l'ente sosterrebbe nel caso dell'esternalizzazione. Ebbene, questo prospetto comparativo è stato presentato da circa 10 giorni in maniera molto dettagliata dall'ufficio del settore finanziario e riporta dei numeri ben precisi e riporta quali sono i costi e dice in particolare che il costo che sosterrebbe il comune nel caso di gestione in-house pari a 761.000 euro circa, euro circa, sarebbe superiore rispetto al costo sostenuto dando la gestione all'esterno, quantificato in circa 761.000 euro. E allora su questi numeri il collegio si deve esprimere. Io voglio sapere quali sono le motivazioni del voto contrario. Non si può dire una carenza nella procedura istruttoria, perché voi avete chiesto questo prospetto comparativo di costi e il prospetto è stato esibito. E allora su questi numeri dovete dare le vostre spiegazioni. Dovete dire questo prospetto non vi convince? Questo prospetto non corrisponde a realtà? Ci sono dei calcoli sbagliati che ha sbagliato il dirigente del settore finanziario? Non è vero che l'esternalizzazione costerebbe di meno? Queste sono le motivazioni che andavano, tra l'altro, a mio avviso, messe anche per iscritto e non soltanto chiarite eventualmente qui all'interno di questa assise prima di poter procedere alle votazioni di voto. E penso che questo vada chiarito. Ma io non voglio, mi fermo qui, né obbligare, anche perché non mi compete, non ho questo ruolo, e nemmeno invitare o chiedere. Io ho fatto soltanto questo passaggio e questa valutazione per mettere ancora di più a conoscenza del Consiglio Comunale su un atto così importante e sul voto che andrà a esprimere, che è vero che c'è oggi un parere non favorevole del Collegio dei Revisori, ma è giusto anche conoscere quali sono le motivazioni che hanno portato a questo voto non favorevole e quali soprattutto sono stati i passaggi e le procedure che oggi ci hanno portato a discutere in questa maniera questo atto, con le motivazioni che, al di là dell'aspetto politico, diventano prettamente tecniche. Grazie. Grazie Presidente, colleghi consiglieri, amministrazione, cittadini. Darò due motivazioni. Uno, diciamo, più tecnico, anche perché adesso ho le idee molto più chiare. Perché da quello che è emerso, alla fine è stato solo, da quello che capisco io, un problema di comunicazione. Ecco, la mia domanda è riferita a questo, alla fine questo è emerso. Però è pure vero che ci sono delle tabelle che sicuramente ci rendono più sicuri nel votare l'atto. Io dico che, premesso che o in esterno o in interno, il cittadino comunque il debito lo deve pagare. Questo è poco ma sicuro. Quindi per il cittadino non cambia niente. Però
dalle tabelle che ho qui in mano, dagli atti ufficiali, tra l'altro firmati dal dirigente, noto che c'è un risparmio. Consigliere, un attimo silenzio, fate finire il consigliere Foggia. Noto che c'è un risparmio di circa 160.000 euro. Parliamo di 920.000 euro gestendo in maniera interna, diciamo, a fronte di 761.000 euro. Poi se qualcuno eventualmente ha qualche dubbio come gestire questo personale, io parto dal presupposto che noi non è che siamo in esubero, ma non possiamo neanche assumere personale come comune, o mi sbaglio, dottoressa Marasci? Quindi cerchiamo eventualmente di potenziare queste figure nei musei. Perché no? Li possiamo portare nei musei, visto e considerato che è stata comunque una mossa azzeccata. Io dico semplicemente, considerato che non c'è l'opportunità di assumere, attraverso questa esternalizzazione, altri contrattisti si possono occupare dei musei. Detto questo, io vi posso dire che il Consiglio Comunale è pronto a tutto e a votare anche il contrario di tutto. Io mi ricordo 3 anni fa quando è stato bocciato un bilancio con i pareri favorevoli del revisore dei conti. Ad Alcamo l'anno scorso, nonostante i pareri contrari sia del revisore dei conti sia del dirigente di competenza, hanno votato il bilancio. Quindi il Consiglio Comunale è sovrano, si assumerà le proprie responsabilità nel bene e nel male. C'è chi parla di Procura della Repubblica, c'è chi parla di Procura della Corte dei Conti, c'è chi parla di Finanza, di Carabinieri, e che più ne ha più ne metta. Io non ho problemi, se mi chiamano vado a giustificare il mio voto, che non lo sto già giustificando adesso. Io dirò sì, io voterò favorevolmente. In un primo momento ho pensato di andarmene, e ho detto no, rimango in aula, anche perché mi hanno convinto chi comunque ha spiegato per bene l'atto in questione. Parlo dell'amministrazione, parlo del dirigente Marino, ma parlo anche del Presidente del Consiglio dei Conti, che nonostante il parere negativo ha detto che magari voleva una relazione in più. Detto questo, comunque, chiedo scusa Presidente, anche perché non rientriamo dentro la risotto, io posso garantire al 100%. Ci sono altri consiglieri che devono parlare. Da un punto di vista leggo perché non voglio sbagliare, magari mi chiamerà la procura, mi chiamerà qualcuno, perché non sono abituato mai a leggere, ma oggi voglio leggere la mia dichiarazione di voto. Da un punto di vista sia amministrativo che politico, l'esternazione di un servizio importante come la riscossione di tributi è un atto di indirizzo che mi sento in linea generale di condividere per le seguenti motivazioni. In virtù della legge di stabilità 2014 sono state ampliate, modificate le modalità di riscossione delle imposte da parte dei contribuenti evasori per i comuni che possono avvalersi di una società esterna che sarà selezionata mediante procedura di evidenza pubblica, da quello che si capisce. Il mio sì alla proposta è scevro da ogni forma di tensione con le forze dell'opposizione di cui faccio parte e che mi pregio di rappresentare. Purtuttavia, quando si fa palese un sentimento di giustizia sociale che deve legittimare e tutelare i miei cittadini, i miei concittadini, mi corre l'obbligo civico e morale di riflettere sulle mie scelte per poterle offrire come servizio alla città. L'offerta dei servizi di prima utilità da parte del Comune non trova certamente molti concittadini pienamente soddisfatti, pur tuttavia questi servizi ci sono e permettono a noi tutti di vivere dignitosamente. Alla luce di quanto detto e di quanto ascoltato da parte di tutti, esprimo con consapevolezza il mio sì alla scelta di riscossione dei debiti da parte della società esterna. Considerato che gli ultimi anni è stato tutto gestito in maniera fallimentare, ma fallimentare non da parte dell'amministrazione, perché l'amministrazione comunque ha cercato di dare degli introiti anche attraverso dei progetti nonostante qualcuno li ha smentiti. Io so che i progetti sono stati fatti, progetti obiettivi, nonostante alcune integrazioni dati agli articolisti, non abbiamo ottenuto i nostri frutti. Detto questo, sia a livello tecnico sia anche a livello politico, ma soprattutto nell'interesse amministrativo, il mio voto sarà favorevole. Grazie. Quindi metto in votazione il punto
9 all'ordine del giorno, esternalizzazione dei servizi di riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali a supporto dell'attività di accertamento e riscossione ordinaria dei tributi comunali. Invito la segretaria a incominciare i nominativi. Prego. Diadema. Assente. Foggia. Per i motivi che ho elencato, favorevole. Iacono. Assente. Burzotta. Assolutissimamente contrario. Mauro. Si può dire favorevole? Non si può dire. Contrario. Che no, contrario. Visto che le sogna, pure quello può dire. No, i sogni sono incubi, presidente. E non posso fare altro. Contrario. Palestra. Contrario. Gaiazzo. Contrario. Firenze. Favorevole. Provenzano. Favorevole. Safina. Contrario. Cangemi. Contrario. Bomarito. Contrario. Arena. Contrario. D'Annibale. Favorevole. Marascia. Favorevole. Caruso. Favorevole. Impeduglia. Favorevole. Tumbiolo. Favorevole. Giacalone Giuseppe. Favorevole. Zizzo. Zizzo. Favorevole. No, Foderà. Favorevole. Norrito. Contrario. Randazzo. Contrario. La Grutta. Contrario. Giacalone Isidonia. Favorevole. Alagna. Assente. Di Gregorio. L'avevo annunciato prima, contrario. Pernice. Favorevole. Ingargiola. Assente. Gancitano. Favorevole. Presenti 26. Favorevole 14, contrari 12, il punto numero 9 passa.